Questa è la mia storia. E taglia il respiro. Palpeggia l'anima desolata ed esagerata, fredda come la musica di dicembre. Paola Gassman, Deborah Caprioglio e Silvia Siravo, tre grandi protagoniste al centro del recital teatrale musicale L'ultimo velo, voluto dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo con la regia di Davide Cavuti per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un'occasione di riflessione che ha anticipato il 25 novembre all'Auditorium Flaiano di Pescara. Di scena quegli sguardi che sono stati negati anche a causa del Covid e che oggi cercano una luce diversa per ribadire il da farsi. La Commissione Pari Opportunità ha pensato giustamente che dopo 2 anni di pandemia e di lockdown di fare un qualcosa di diverso, quindi di creare un momento che fosse allo stesso tempo un momento di distensione, ma allo stesso tempo di riflessioni sulle tematiche così forti quali sono quelle della violenza di genere. Donne, madri, figli strappati e uomini privi di significato. Parole che arrivano dritte, che trovano conferma nel report realizzato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. Sono 82 le donne uccise nel 2022 per mano di partner o di ex compagni. Desaparecida. Graciela, desaparecida. Pedro, desaparecido. Divulgare la cultura di genere mettendo in campo tutti gli strumenti utili come i centri antiviolenza ai quali è stata dedicata la raccolta fondi finalizzata all'acquisto dei braccialetti elettronici anti-stalking. Questo è il nuovo orizzonte dove l'ultimo velo volerà via come auspicato nel testo di Cavuti.